Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo unboxing. Allora, raga, scusatemi la lucidità, è che io sto morendo di caldo. Allora, oggi siamo qui per fare un mega unboxing. Cioè, raga, voi qua forse vedete un pacco, non so se si vede, ma penso di sì. Ma in totale sono 1, 2, 3, 4, sono 4 colli. Cioè, per dirvi, ok, qui abbiamo il nostro coltellino per aprire. Iniziamo dal primo. Infatti, raga, ho dovuto cambiare anche la location perché altrimenti c'è un casino veramente dall'altra parte perché lo spazio è poco, quindi avrei fatto sicuramente un casino. Allora, apriamo il primo pacchettone. Raga, è stato un bell'ordine, cioè pensate che ho speso quasi 300 euro. Però raga, vabbè, mi servivano delle cose, a parte che dovevo fare delle recensioni e avevo perso tipo un mesetto che non avevo fatto più ordini, quindi avevo perso proprio le novità, quindi ho detto no, devo prendere tutte le novità come le avete anche richieste e poi per continuare anche con i video recensione. Video recensione. Allora, sono uscite queste patatine della Gotti 7? Gotti 7? Cioè, raga, io non so come si pronuncia. Gotti 7. Scrivetemelo giù, aiutatevi, vi prego. Allora, questa qui ho. Chili. Madonna, non si capisce il gusto, ma penso di sì. Tal Sweet Chili? Boh, raga, comunque sono queste patatine. Il pacchetto è bello grande perché è 50 grammi. Bello grande, non vedo l'ora di provarle. Ho preso tutti i gusti. Allora, quest'altro qui è Hot Barbecue. Quello qui sapete che per gli acquisti di All Supplement avete il mio codice sconto che è Giulia010 e su alcuni prodotti avete anche il 15% di cashback. Allora, iniziamo ad aprire. Allora, questi sono i budini che io conservo in frigo. Allora, della Hermann, raga, sono troppo buoni. Questo qua è caffè colombiano, è il mio preferito. Sta registrando? Sì. Poi quest'altro qui è cocco e cioccolato, troppo buoni. Volevo prendere anche altri, ma non erano disponibili. Poi ho preso tutti gli 8 gusti di farina d'avena. Oddio, mi sentivo un capello addosso. Farina d'avena Very Vanilla, Very Avena. Queste qui ho, avete il 15% di cashback su queste. Però io sento un profumo. Allora, questa è gusto Oreo. Aspettate che c'era proprio scritto sul sito. Non c'è scritto il gusto qui. O comunque, se mi sbaglio, è o biscotto Oreo proprio. O cookies and cream, se non sbaglio, il gusto. Eccola qui, non vedo l'ora di provarla, la proviamo insieme in un video. Poi questa qui è però è bruttone, ci sono scritti i gusti sulle confezioni. È mandorlacchio, una cosa del genere. Infatti c'è tipo disegnato un Magnum. No, comunque non c'è scritto il gusto, no. Vabbè, questa qui è mandorlata, una cosa del genere si chiama. Poi, questo è gusto cookies. Ma raga, ve lo giuro, io non vedo l'ora di provare tutto. E poi questa qui è gusto cocco. Sì, è un gusto cocco. Pralina al cocco, se non sbaglio. Raga, è difficile ricordare tutto. Ok, primo andato, andiamo ad aprire il secondo. Io c'era l'indirizzo sul pacco, no, ok. Allora, apriamo. Anche tantissime barrette, anche se il sito le sconsigliava, ma mi servivano. Allora, queste qui sono della Hippies. Sì, Hippies, queste qui è gusto affumicato. Io ho provato anche le normali e sono molto buone queste patatine. Poi ho preso questi due cornetti, oddio, si sono schiacciati tutti, della Ciao Carbo. Raga, questi li abbiamo provati insieme
in un video proprio, recensione, e questi sono stati i miei preferiti. Li ho presi perché a volte, spesso la domenica mi sveglio, ma anche in settimana, con la voglia di io che non riesco a stare vicino ai fornelli là, perché fa troppo caldo, mi scoccio, e quindi o mi mangio il latte, il caffè con una barretta proteica, oppure questi cornetti. E questi sono buonissimi, sono della Ciao Carb, ve li consiglio. Sono questi che non sono farciti, c'è questo disegnino qua, troppo buone, anche a mia sorella piace, piacciono. Poi ho preso questa Protu piadina, mamma mia raga, non mi ispira proprio, della Ciao Carb. Quanto è brutta, vabbè, la proveremo insieme. Cioè raga, è minuscola, ma poi sembrano tipo dei pancake, non lo so. Vabbè, la vedremo più nel dettaglio quando la proveremo. Poi ho preso, comunque ho aperto il pacco all'incontrario, ma ok. Ho preso queste focacce della Grano Salis, che raga, i valori nutrizionali sono ottimi. Infatti di queste qui io vi ho fatto proprio un video, wow, queste sono uscite intatte, un video recensione, ve lo lascio giù nell'info box, ma lo trovate anche nel canale. Vedete che ho fatto le playlist, tipo assaggi, queste cose qua, così subito fate. E mi ha contattato proprio l'azienda e mi ha spiegato tutti i vari motivi. Quindi raga, che mo qua non vi spiego perché è una lunga storia, però se lo volete sapere me lo scrivete giù e ve lo dico, ve lo scrivo. E quindi i valori sono questi qua, sono molto proteiche, quindi sono fantastiche. Allora, ho voluto prendere alga spirulina, che non l'avevo mai presa, e voi mi avete detto che la dovevo prendere perché era buonissima, quindi l'ho presa subito. Poi ho ripreso di nuovo questa qui a riso venere, perché a mia sorella è piaciuta tantissimo, proprio alla mia famiglia è piaciuta, quindi l'ho voluta prendere. E in più gli ho preso anche questa qui con farina di semi di zucca. Queste sono arrivate rotte, però vabbè, sono buone lo stesso. Poi ho preso due confezioni di questo qui, che l'avete visto spesso nei miei video unboxing, perché raga, dobbiamo fare altre 6-7 ricettine della San Martino Gustati la Vita. Poi sinceramente a me questo preparato piace tantissimo, quindi ne ho prese due confezioni. Ho fatto delle rose del deserto, che secondo me tra tutte le ricette che ho fatto con questo preparato, che le trovate sempre sul canale, le rose del deserto per me erano le più buone. Poi ho preso tantissimi bolero, li ho presi anche per la mia amica, che poi vabbè più tardi glieli darò. Allora, ho preso lemonade, questo qui sporta all'arancia, sono troppo buoni questi qua, limone, arancia, lemonade, arancia, limone, esotico, arancia, sporto quella all'arancia, arancia e limone. Poi ho preso queste barrette, raga, vi consiglio di mettere le barrette in frigo. Questa qui è gusto della Battle Bites, gusto Red Velvet, troppo buone queste qua. Oddio, mi è cascato un budino. Poi ho voluto prendere questa qui della We Sport, della Perfect Cream spalmabile al caramello salato. Raga, questa qui mi hanno detto che è la fine del mondo, infatti io non vedo l'ora di provarla. Ho visto la consistenza della ragazza ed è proprio caramellosa la consistenza, quindi fantastico, non vedo l'ora. Poi ho preso, sempre il solito discorso, questo pancake al caramello della Nano, che ormai avete visto e strarivisto, sapete che mi piace troppo. Mi piacciono questi video unboxing perché oltre alle novità ho preso anche prodotti che ho amato, e quindi da darvi anche una recensione. Infatti ho ripreso il Mars, questo qui High Protein al Salted Caramel è uguale all'originale, anche questo infatti va messo in frigo, sì, io sto facendo un po' di spazio. Infatti 150 grammi, ok, della Keto Chef, che anche questo, ragazzi, se non sbaglio avete il 15% di cashback, e della Protein Pizza. Questo è un mix che lo proveremo insieme, quindi ve ne parlerò proprio nel dettaglio, vi farò vedere i valori nel video. Poi, oddio, questa deve andare subito in frigo, ed è, la volevo provare, delle Elite, no, aspettate. Di Matiz, vabbò, Elite, White, Elite, vabbè raga, comunque questa sul sito è unica, io ormai nelle mie figuracce nei video, White Choc Vaniglia e Caramel, eccola qui, mamma mia raga, subito in frigo. Raga, ma è enorme, no vabbè,
cioè, l'ho pagata all'incirca sui 12 euro, ma è un chilo della Coro e sono dei soia crispy, sono molto proteici e questi qua li userò per impanare il petto di pollo, l'ho preso principalmente per quello, cioè raga è enorme. Poi andiamo avanti, mamma mia, adoro, adoro, ci sono ancora tantissimi prodotti, allora, che poi io non ricordo neanche più quello che ho acquistato, ma ok. Ah raga, ovviamente poi ho il supplement alle spedizioni super veloci, pensate che ho ordinato ieri mattina alle 9 e oggi già è arrivato. Allora, queste qui, oh, madò, come sono morbide, ho preso queste tortilla wrap della Got7 Nutrition, raga non so come si pronuncia questo marchio, ve lo giuro, scrivetemelo, mi dovete aiutare. Sono queste qui che le proveremo e poi ve le farò vedere nel dettaglio in un video mukbang. Io sono immersa da prodotti. Poi, sì, ho preso vari biscotti della Felling, sì, ho. Questi qua, io vi faccio sì, ho, che le proveremo insieme in dei video assaggio. Questo qui, vabbè, sono a basso contenuto di carbo, gusto cocco. Non so sono molti. Poi ho preso gusto cacao, queste sono comode anche da portare con sé, oh. E poi gusto vaniglia e limone, questi mi ispirano tantissimo perché sapete che io amo il limone. E poi ho voluto prendere dei pacchettini di pasta, non lo so raga, volevo troppo provarle, sempre della Felling, sono sempre a basso contenuto di carboidrato ed alto contenuto proteico. Allora, questi sono a basso carico glicemico. Sono dei fusilli, sono 50 grammi, infatti non costano neanche un euro. Poi continuiamo con le farine, sempre della Very Avena, ho preso gusto croissant. Poi sono tantissimi gusti, gusto plum cake al mirtillo, mettiamo quello qua dietro. Poi gusto, no raga questo non ricordo, bonbon, sì, gusto bonbon. Poi gusto Kinder Bueno, sono troppo curiosa di provare, oddio, ultimo pacco. Allora ho preso questo qui, oh, io pensavo che arrivava solo uno, invece sono tre, wow, adoro, sono questi qua, sempre lo stesso marchio, Got7, non so perché mi viene da pronunciarlo così, forse lo sto pronunciando bene oppure Giulia mi stai facendo una figura. Sono dei wafer alla nocciola. Poi ho preso delle smart cake salted caramel, sapete che io ormai amo queste smart cake. Poi ho preso due delle battle bites a birthday cake, io adoro le barrette al birthday cake. Poi questa qui al cocco, mai provata. Ho voluto prendere quest'altra che è mai provata della Smart, sempre Borden Cake. Quindi, oh, torta di compleanno. Poi le altre patatine che vi ho detto, questa qui gusto paprika. Poi gusto Greek Style, quindi alla greca, con le spezie. Quest'altra sour cream e onion, quindi crema e cipolle. Poi un altro pacchettino di pasta, questi fusilli penso integrale, non lo so perché sono più scuri, ma se non sbaglio sì, ho. Poi ho preso altra pasta, sedani, sì, e penne. Poi, oddio ma quanto è grande questo burro, sempre di questo marchio bellissimo che io amo la sua pronuncia, sempre Got7, madonna, mi peanut butter alla cannella, questo non mi piacerà però li ho presi tutti e tre per fare la recensione, peanut butter al cioccolato, oddio è caduto,
E poi, oddio, ma questa come piccola, mi ricorda tanto la confezione di quelle lì della Prozis Protein Spread, sempre stesso marchio. Quindi alla nocciola. Poi ho preso un altro della Bartle Bites alle Borden Cake. Ho preso, siamo agli sgoccioli, due basi per la pizza rima. A volte, raga, quando non so cosa mangiare, salva la vita. Ho preso un altro alla marmellata alla pesca, sempre pancake, che sapete che tra caramella e marmellata alla pesca sono i due gusti che mi hanno fatto impazzire. Ho potuto prendere, e fortunatamente, che bramavo da tantissimo tempo, è il burro della Coro al pistacchio 100%. Allora, raga, può sembrare tanto il prezzo, il prossimo prendo quello alla macadamia, le noci di macadamia, se non sbaglio io, il prezzo può sembrare alto, ma raga, pensate che è 100% pistacchio e poi è 500 grammi, quindi i 24 euro secondo me spesi benissimo, non vedo l'ora, però vado sul sicuro perché mi avete detto tutti che è buonissimo. E poi ho preso quest'altro qui, oh, che devo mettere in frigo, il marchio. Sempre lo stesso di quello che non so pronunciare ed è un wafer. E quindi niente, raga, il mega unboxing. Mamma mia, raga, che delirio qui davanti a me, mamma mia, dove metterò tutte queste cose? Non lo so neanche io. Vabbè, a parte che farò i video, quindi alcune cose le smaltirò pure già, però non so dove metterò tutte le altre cose. E quindi niente, raga, io non vedo l'ora di provare tutto, di fare altri video e di farvi sapere. Fatemi sapere anche voi se avete provato qualcosa, vi prego, vi scongiuro, lo so, scusatemi la mia pronuncia bruttissima, però voi che sapete sicuramente qualcosina in più di me sulle pronunce, fatemi sapere giù nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!